Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento con la serie di Resident Evil 4. Allora, ci eravamo lasciati con l'episodio precedente in cui avevamo liberato, diciamo, il centro del villaggio. Avevamo anche battuto il cittadino con la motosega. Avevamo ottenuto un bel po' di oro e adesso mi faccio un giro per prendere alcuni oggetti che ci possono servire e ci vediamo appena finisco. Ok ragazzi, ho quasi finito, mancano solo quest'ultima stanza. Ok, non c'è niente. Ok, possiamo andare a proseguire da questa parte, ovviamente, visto che la porta dove erano entrati tutti era chiusa, quindi mi servirà una chiave che sicuramente prenderemo successivamente. E quindi andiamo da questa parte. Come vedete, ci sono questi talismani, chiamiamoli così, blu, sparsi per tutto il villaggio. Adesso vi faccio vedere a che cosa servono. Letteralmente sono dei medaglioni a blu appunto, che 7 sono nella fattoria, 8 sono nel cimitero. Chi ne distrugge 10 o più medaglioni verrà premiato. Ovviamente da un mercante che incontreremo successivamente. Basta ovviamente andarli a rompere. Adesso vedete tutti i nemici che vedete da questa parte accorreranno da me. Intanto me ne prendo un altro. Bel colpo in testa e un bel pazzo. E poi lo finiamo così. Ok, uno l'abbiamo tolto. Ce ne dovrebbe essere un altro, mi sembra. Ok, no? Intanto io mi prendo qualcosa da questa parte. Non c'è niente, va bene. Allora, continuiamo da questa parte. Intanto c'è. Dai, ok. Colpo in testa e ci siamo. Prendo anche queste uova. Letteralmente le uova appunto servono per sia prendere e recuperare un po' di vita, ma anche per c'è anche la possibilità di lanciarle ai nemici. Allora, mi ricordo che c'era un nemico da questa parte. Questo prendiamo anche. E infatti, eccolo qua. Ok. Cappello non. Ah, il cappello ce l'hai attaccato. Ok. Aia. Ok. Allora ragazzi, vediamo se ho. Eh sì, utilizziamo un uovo. Tanto, appunto. Come vedete, questi qua. Oltre a poterli muovere rapidamente, si possono anche andare a combinare, ovviamente, come il classico di Resident Evil. Quindi un'erba verde più un'erba gialla più un'erba rossa ci dà chiamiamola una sostanza che aumenta il livello massimo di salute e la ripristina completamente. Questa, mentre ci siamo, io la creo anche. Volendola potrei anche utilizzare così. Mi ripristinerà solo tutta la salute. Ma se io aggiungessi poi, quando io aggiungerò quella gialla, letteralmente mi aumenterà anche la salute massima, diciamo. Nel mentre io prendo anche altri oggetti. Questi qua sono gli spinelli, cioè letteralmente sono degli. Ce l'ho proprio qua vicino, eccolo. Sono dei gioielli che appunto andremo a dare poi al mercante una volta sbloccato. Ok. Olè. E poi andiamo qui. Saremo qua sopra e andiamo a prendere sia qualcosa, vediamo se c'è qualcosa qua. Perfetto, le munizioni. Allora, qua mi ricordo che c'era un altro. Eccolo, sì, infatti. Ok. Allora, per ora qua non scendo perché intanto so che non è questa la strada che devo fare. Invece io voglio andare a recuperare una specie di. Mi sembra che ci sia un boccale di birra. Eccolo, infatti, il boccale di birra. Ok. La strada è proprio questa.
Ok, qui mi ricordo quando vediamo questo simbolo dobbiamo stare sempre allerta. Qui mi ricordo che c'era, infatti, lo scherzetto. Vediamo se ci riesco. Dovrei riuscirci. Vai, vai. Ok, siamo riusciti. Mi ricordo che quando lo giocavo su PlayStation 2 morivo sempre qui. Ok. Allora, proseguiamo da questa parte. Come vedete, ci sono già questi gioielli da prendere. Ok. Ok, ci siamo. Allora, prendiamo questi. Ci sono anche dei pipistrelli, ma non neanche li considero. Ok, come vedete, questi ci sono. Sono questi qua. Che hanno una specie di bomba, una specie di candelotto nelle mani. Il trucco è una volta. Ciao. Ok, non ce l'ho fatta. Comunque, adesso appena lo accenderà, se noi. Dove stai andando? Dove stai andando? Il trucco è se io sparassi direttamente alla bomba, esploderebbe. Perfetto, così. Credo che ne abbia fatti fuori due. Vediamo. Tanto qua c'era una bomba, la togliamo. Qua ne ho visto un altro. Ne ho sentito un altro. Da dove me l'ha tirata? Eccolo. No! Corri, scappa! Ok, curiamoci subito. Ok. Non so come siamo rimasti vivi. E basta! Dove sei? Dai, accendila, accendila. Dai. Ti decidi a morire? Quanti colpi devo spararti ancora? Dai. Allora, adesso possiamo entrare, perché intanto li ho fatti fuori tutti. Sembra che qua ci dovrebbe essere qualcosa, no? Ok, c'era la bomba e basta, credo. Sì. Da qui invece mi ricordo che c'era, eccolo, il nido da far esplodere, chiamiamolo così, da sparargli soprattutto. E prendiamo l'occhio di gatto rosso. L'occhio di gatto rosso, adesso vi faccio vedere a cosa ci servirà. Ci servirà letteralmente per il boccale che abbiamo preso prima. Perché se noi adesso facciamo abbiniamo appunto al boccale, lo incastoniamo. Come vedete, sul lato è stata collocata una gemma. Appena la inseriremo altre due gemme, varrà molti più soldi al mercante. Dal mercante. Qua scassiniamo così. Ok. Vediamo se c'è qualcosa qua. Ok, soldi. Questi non fanno mai male. Qua mi ricordo che c'era. Ok, la bomba. Là ce n'era un'altra. Dai. Tre colpi e una bomba. Non mi ricordo se qui c'era qualcosa o meno. Ah, un erbo, ok. Ok, allora siamo arrivati, diciamo, nel fine del primo capitolo. Qui ci sarà un nostro conoscente o un nostro amico. Don't you think? Lui ci aiuterà molto in futuro. No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum.
Perfect. The big cheese. What? Ok ragazzi, abbiamo finito il primo capitolo. Io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sulla serie di Resident Evil 4, sempre sul nostro canale.